È sempre in generale così, un torneo come il mondiale, un torneo lungo, difficile, con grande equilibrio, competitività, lo è ancora di più, e quindi partiamo da quello, però circoscriviamolo come sempre alla quotidianità della partita e quello che è stato. E quindi sì, è stata una partita dove credo la squadra si sia espressa su ottimi livelli, dove ha avuto un inizio in cui ha dovuto stringere i denti, perché quando poi si supera sembra che non ci sia quasi nemmeno stato, ma in realtà c'è stato e tutti noi sappiamo bene quanto poi alcune situazioni possono cambiare la storia delle partite, dei set, delle cose. Quindi credo che la squadra abbia risposto bene, si sia adattata bene anche a una difficoltà tecnica, perché quello era, non è che la difficoltà dell'inizio della gara era legato a un discorso di atteggiamento, di approccio, era legata alla qualità del Belgio che conoscevamo, in particolare della loro battuta a flotte che ci ha creato dei problemi e ci ha fatto fare un po' di fatica all'inizio nel dare continuità al cambio palla, e poi però credo che la squadra abbia, come dire, trovato in fretta, resistito alla difficoltà, e trovato in fretta una maniera di aggiustarla meglio, no? Grande velocità di gioco, si è visto forse anche il lavoro che avete fatto fisicamente a Cavalese, perché vedo i ragazzi abbastanza in forma. Ma io credo che sia difficile identificare una cosa piuttosto che un'altra. Sicuramente abbiamo lavorato tanto, e i ragazzi ci hanno messo grande impegno e grande condivisione non solo di obiettivi ma di quotidianità. E il gioco veloce è anche frutto di. Il gioco veloce lo puoi fare se la ricezione ti accompagna. E siamo riusciti in alcuni momenti ad avere continuità di ricezione, e quindi ci permette di sviluppare più variabilità, più imprevedibilità, ma anche più rapidità nelle traiettorie, e questo spesso sono cose correlate. C'è stata una bella crescita anche in difesa rispetto alla VNL e anche forse alle ultime esibizioni dell'anno scorso. Ma io, questo è un aspetto del quale abbiamo dibattuto, credo che anche nelle amichevoli premondiale si fosse visto, però non sempre queste cose, no, poco fa parlavamo della ricezione, tu puoi lavorare una cosa finché vuoi, dando priorità, quindi questo vuol dire aggiungere volume di lavoro su quella cosa specifica. Quando io preparo un progetto per una squadra, do delle priorità dal punto di vista di squadra e poi individualmente ognuno ha le proprie. E la difesa è una cosa sulla quale abbiamo insistito parecchio, perché è una parte del gioco molto importante, oltretutto che contamina, credo, la mentalità anche di una squadra. Quando trovi una squadra che difende molto, quell'aspetto lì conta di più di tante parole nel dimostrare determinazione e voglia di non mollare l'osso, no? Però non sempre questo magari ti riesce, perché le partite sono fatte di situazioni, perché ci sono degli avversari che delle volte riesce a neutralizzare meglio e altre volte meno bene. L'importante è dare la giusta importanza, scusate la ripetizione, alle cose, nel senso bisogna considerare, spesso magari non viene così fatto, si parla molto di muro, invece a noi piace parlare molto di difesa anche nel maschile, perché io credo che quello sia un aspetto decisivo, e non solo del discorso della mentalità che dicevo prima, ma anche proprio dal punto di vista puramente tecnico.